Allora, dottor Beniamino, allora, ieri avete finito all'alba il Consiglio Comunale, stanco ma felice? Beh, felice è la parola grossa, diciamo stanco sì, non era l'albero le 2:30. È stata una discussione serrata su un provvedimento carente di trasparenza, di pubblicità, di coinvolgimento della città e infatti i risultati sono stati che tutti i gruppi consiliari, dalla minoranza alla maggioranza, hanno presentato emendamenti, fino a un massimo di 40 presentati. Dei quali 9 sono stati approvati dal Consiglio, quasi tutti a pieni voti, quasi insomma. Beh, insomma, è un aspetto positivo questo. È un aspetto positivo di coinvolgimento che non sarebbe stato necessario nella misura in cui l'amministrazione comunale, il sindaco e l'assessore avrebbe coinvolto di più gli imprenditori, i tecnici, i cittadini, piuttosto che l'opposizione con i consiglieri. In Commissione ne abbiamo fatte 3. Sono emerse queste carenze della delibera, che tuttora è carente, però comunque noi come PDL l'abbiamo votata. Abbiamo votata per il semplice fatto che c'è stata un'apertura da parte della maggioranza di accogliere degli emendamenti che andavano a perfezionarla, a migliorarla rispetto su tanti aspetti del deliberato. Ce ne hanno approvati 3, come hanno approvato uno o due di ogni gruppo, e quindi un totale di 9 comunque emendamenti. E se loro avessero coinvolto di più la città non ci sarebbe stato motivo di presentare questi emendamenti. Una volta presentati si sono resi conto che non potevano non votarli, non accoglierli o non discuterli comunque perché erano le voci di tanti cittadini, di tanti studi tecnici, di tante imprese edili, di tanti cittadini che si vedono costruire, sono i vicini del piano casa. Esiste anche una parte della popolazione che non adopererà il piano casa, ma sarà il vicino di casa del piano casa e quindi attenzione all'ambiente rispetto a tante lamentele. Ovviamente noi abbiamo detto anche una cosa però, è vero il rispetto per il cittadino, ma che non siano di esempio i 2 o 3 palazzoni fatti con il piano casa con 500 pratiche presentate. Vuol dire che il 95% sono piccoli, magari, interventi fatti da famiglie per dare la prima casa al proprio figlio senza andarla a comprare. Ovviamente però noi abbiamo lamentato su questo tema che a noi ci sta molto a cuore, un comune sordo rispetto a questo grido di dolore che viene dalla città, perché non permettendo di monetizzare più di una unità abitativa, praticamente si preclude la possibilità a un piccolo intervento di 2 unità, se non, ovviamente non ci sono i parcheggi disponibili, di dare le case ai propri figli. Quindi andando avanti ci sono tutti gli emendamenti qua che adesso andremo a vedere bene. Positivo l'emendamento passato sugli alberghi, soprattutto sulle pratiche già presentate. Sono investimenti molto importanti, ci lamentiamo sempre che gli alberghi devono essere rinnovati, qualcuno maligno dicono rottamati per rifarli. Col piano casa parzialmente si riesce a rinnovarli, a ampliarli, a dare più servizi e quindi positivo che la maggioranza abbia accolto con tanta fatica questo emendamento presentato da noi, con qualche vincolo, qualche modifica che ci hanno imposto, ma per bella riuscita, diciamo, di questi provvedimenti abbiamo accettato volentieri senza nessuna preclusione o chiusura mentale. Anche il PD ha presentato e ci ha fatto approvare 3 emendamenti, anche l'UDC un emendamento, quindi spiagge, turismo, questo per ribadire e rimarcare con forza che il provvedimento, così come la Giunta l'aveva discusso e ce l'aveva proposto da votare in Consiglio, era carente perché neanche loro, evidentemente come consiglieri, non sono stati coinvolti prima. Senti, Beniamino, scusa se ti Sì. interrompo, ma dunque, il provvedimento è passato e quindi adesso entrerà in vigore in pratica, no? È un provvedimento che diventa un po' riduttivo per quanto riguarda la monetizzazione, come stavi Molto, dicendo, molto riduttivo. molto riduttivo. Senti, e quelle centinaia di pratiche che sono state presentate? Sulle 262 pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge casa, che sono state sospese dall'amministrazione comunale finché non usciva una delibera,
vedendo questa delibera non porterebbe a compimento perché sono cambiate le regole in corsa. Quindi sugli alberghi siamo riusciti per il rotto della cuffia a fare passare. Per il resto è da vedere, perché se prima non era prevista la monetizzazione e attualmente devono avere, se prima era prevista la monetizzazione e oggi invece dicono che devono reperire il parcheggio, se questo parcheggio, come sappiamo benissimo la carenza in città che abbiamo, non ci sono, questi parcheggi non ci sono, evidentemente la pratica verrà rigettata. Però la regione interverrà, di questo non sono certo perché a più voci me l'hanno detto, interverrà con una circolare che obbligherà i comuni comunque a salvare le pratiche, come giusto che sia, le pratiche già presentate. Di conseguenza, insomma, probabilmente, cioè, sicuramente verranno salvate. Non lo fa il comune, vergogna, lo farà la regione, meno male. E via la regione, allora, dai. Ciao, Benvenuto.